Bentornati a tutti ragazzi in questo nuovissimo video di The Sims 4. Bene, come potrete vedere da questa prima schermata, mi sono fatta un piccolissimo regalo di Natale. Ho già comprato un'espansione di The Sims. No, vedevo l'ora di provarla insieme a voi. È la prima volta che la avvio, non so quali saranno le novità perché non so come è strutturato, quindi vediamo un po'. Allora, carriera di medico. Ok, ci sono delle belle carriere. Molto belle, direi. Vediamo un po'. Se io carico la mia partita, a parte che ci sono tantissimi. Carica una partita. Ah, non ci fate caso, ragazzi, questa è una mia vecchia partita. Apriamo questa. Vediamo un attimo, così cerchiamo di capire quali sono i contenuti aggiuntivi. Allora, per ora qui non vedo nulla di nuovo. Allora, riprendiamo a giocare e vediamo cosa si può fare. Ok. Se non erro, avevamo svolto il nostro primo compito, anzi, la nostra prima audizione, avevamo svolto il nostro primo lavoro e ora siamo a casa. Questa in teoria è la nostra amica che se ne va passeggiando per cavolacci suoi. Allora, volevo dare un attimo un'occhiata. Attrice magistrale. Ok. Ho quasi finito in pratica. Se io seleziono qui. Vabbè, queste sono le solite. Qui poi ci sono tutti gli altri livelli dell'attrice. Volevo vedere una. Cos'è questo? Attività. Ah, già. Compra un negozio. Vediamo un attimo. Voglio vedere solo, ragazzi, non lo voglio acquistare per forza. Sì. Oh, che meraviglia. Cani e gatti. Il prossimo che vorrei comprare, in effetti, ragazzi, è cani e gatti. Ora vediamo se riesco ad approfittare dei sconti e prendere quello. Non lo so, vediamo un po' che attività ci sono. Ah, ok, praticamente io posso prendere le attività dei posti e gestirle. Potrebbe essere interessante. Poi, ragazzi, sarete voi a dirmi nei commenti se volete che invece insieme, magari, alla carriera di attrice, io faccia anche un acquisto di questo tipo. Potrebbe essere un'idea, perché no? Prendi gli avanzi, devi mangiare. Beh, sicuramente quando avremo un po' più di soldi. Questa è una celebrità perché si vede da come ci brilluccica. Tanto una presentazione. Ma anche lui è un bambino famoso? No, vabbè. Credo di sì a questo punto. Sei un bimbo famoso? Non lo so, forse sì. Ah no, una stella emergente. C'era scritto. Magari Vanessa, leggi. Vediamo un po'. Credevo mi avesse liquidato. Instagram. Ecco. Sto aggiungendo la storia, a quanto pare.
Fantastico. Quindi praticamente io mi devo fare le foto con tutte le celebrità che passano e sperare che mi dia follower. Ottimo. Chi è che se la sta facendo sotto qui? Molto a disagio. Dove vai? Perché? Perché viene a casa mia? Ah, ok, ma questo è il mio famoso. Ah, ok. Mi schifi? Materialista. Già andiamo poco d'accordo. Ah, praticamente credo che stia entrando dentro casa anche lui. Io tra 5 ore dovrei lavorare. Dovrei. Ok, torniamo in casa. Lui si è seduto qui, non so neanche il perché. No. Ma scusate, chi è Salvatore Farina? Scusate, eh. Non è il mio uomo delle pulizie? No. Stiamo parlando di non so cosa. Fatemi vedere un attimo. Vai. Non so se mi fa andare con lei come l'altra volta. Vediamo un attimo. Vediamo cosa ci propone qui. No. Ho un'audizione. Chi è questa? Chi sei? Se magari ti fermi. Ok, stavolta non mi fa vedere. Andiamo avanti, vediamo che succede. Audizione superata. Ah, non mi richiameranno. Non l'ho capita, però va bene. Fai una ricerca sull'emozione giocosa. Allora, devo sviluppare la mia comicità. Dove l'ho piazzato il microfono? Ah, eccolo. Racconta barzellette. Vediamo un po' se sviluppo la comicità così. Poi ragazzi, inizio tra 2 giorni a lavorare, quindi io penso che farò i 2 giorni e poi nel prossimo episodio vedremo quale sarà il nostro ingaggio. Vediamo un po' se me li fa invitare. L'altra volta anche ci avevo provato. Non me lo fa fare. Allora, vediamo se io faccio il bagno. Allora, eccola questa. Oh mamma. Allora, o gli devo interdire
L'ingresso. Avanti. Oh, chi sei? Allora. Carino questo ragazzo. Chi è? Allora, altre scelte. Buffo. Basta. Sono giocosa, adesso devo fare delle cose giocose. Dai, così ci prepariamo. Ce la farò, eh? Oddio. Non è bellissimo, eh? Pensavo un po' meglio, ma insomma. Buffo. Dushal, Yafavit, Smurgs Nizo, Bujing, Chima Rabu, Lepo, Arla, Kapuna, Shimo Shanid, Sparfa Pivna, Mascuno, Ottimo, Uba Mubna Mubna, blah blah blah, Barzelletta, Laxay. Oh, cow, tubna. Bonil. Slaffador. Talking gown. Lano jongi. Cosa sonno? Sapivdo ebene. Vabbè, loro due li lascio qua. Quindi ragazzi, io direi che per questo episodio possiamo concludere qui. Vi ringrazio tanto per averlo seguito. Vi prometto che nel prossimo episodio faremo qualcosa di un po' più movimentato. Adesso avevamo tutta la preparazione per quanto riguarda questo nuovo lavoro. E nel prossimo episodio vedremo cosa riusciremo a combinare nel nostro nuovo incarico. Vi saluto, commentate, condividete, iscrivetevi. Attivate la campanellina e ciao a tutti!